Vi faccio fare un gioco. Allora, avete una scheda dove sostanzialmente va assaggiato il prodotto, non c'è una risposta giusta o una risposta sbagliata. E poi compilate nella parte di vista, tatto, gusto, olfatto, le cose che vi rimangono. Vista, rosso, grasso, tutte cose positive, cose negative, con un numero 1 poco, 9 tanto. Potete compilarle tutti, soltanto uno, a vostra scelta. E poi c'è la parte a destra, un po' più, diciamo, qualitativa, cioè dove veramente uno può chiudere gli occhi e dire sento sapore di miele, sento se fosse un cocktail sarebbe uno spritz, eccetera eccetera, quindi totalmente libero, perché poi tutte queste associazioni ci possono ispirare a noi come marketing.